Sembra ci sia sempre un buon motivo per i media nazionali di spaventare gli investitori sui mercati finanziari. Recente il Covid, poi l'aumento repentino dei dati sull'inflazione, poi l'impatto e il relativo aumento dei tassi di interesse, poi i blocchi per quanto riguarda le catene di approvvigionamento, la guerra in Ucraina, bla 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 bla. Oggi i principali media internazionali si sono focalizzati sull'inversione della curva a 10-2 anni americana, affermando come sia il più importante indicatore predittore di una recessione. In questo video vedremo quanto di vero c'è, cosa dobbiamo sapere, dati alla mano, e cosa fare per prepararsi. Partiamo da questo grafico che mostra i rendimenti dei titoli di Stato americani. L'inversione della curva avviene quando i rendimenti a breve termine pagano di più dei rendimenti a lungo termine. Il che, convenite con me, risulta davvero una dinamica molto strana. Chi sarebbe disposto a prestare denaro per ottenere rendimenti più bassi nel lungo termine rispetto al breve? Ragionevolmente, più si allungano i tempi, più tendenzialmente dovrebbero essere alti i rendimenti che pretendiamo se diamo in prestito i nostri soldi. Se io prestassi 10.000 euro a Francesco Cerulo, se Cerulo mi rendesse i miei 10.000 euro tra 2 mesi è un conto, se me li dovesse rendere tra 10 anni il conto è un altro. A 2 mesi magari pretenderei un interesse sul mio prestito molto basso, non me ne voglia Cerulo. A 10 anni lo pretenderei decisamente maggiore. In questo momento in cui registro il video, l'obbligazionario a 10 anni paga un tasso di interesse del 2,475% contro il 2,477% delle obbligazioni a 2 anni. Quando si verifica questa dinamica, dove il tasso di interesse a 2 anni rende di più del tasso di interesse a 10 anni, si dice che la curva si è invertita e gli investitori attendono tempi difficili con probabili periodi di recessione in arrivo. Ricordiamo il rapporto inverso che esiste tra rendimenti e mercato obbligazionario. Se scendono infatti i rendimenti a 10 anni, che portano a un'inversione della curva, potrebbe significare tendenzialmente che gli investitori stanno acquistando obbligazioni a lunga scadenza, in protezione di eventi futuri probabili, vedi ad esempio la recessione. Lo abbiamo già mostrato in passato, ma rivedendolo velocemente, questo grafico mostra dal 1982 ad oggi, negli ultimi 30 anni circa, cosa è successo quando lo spread 10-2 anni sui mercati americani è andato al di sotto dello zero, segnalando un'inversione della curva. Su 8 volte, in 6 casi, si è effettivamente verificata una recessione. Quando non si è verificata? Nel 1982 e nel 1998. Voglio fare la mia prima obiezione a tanti video che ho visto circolare in rete. Non si è sempre verificata una recessione, ma statisticamente negli ultimi 30 anni questo campione, aggiungo molto piccolo, ha avuto una validità e probabilità del 75% circa, 6 volte su 8. È di fondamentale importanza, inoltre, verificare il tempo nella quale perdura l'inversione della curva. Pochi purtroppo vanno a fondo studiando i dati. Tutti parlano di recessione solo perché lo spread effettivamente si è riportato sotto lo zero. È successo poche ore il martedì, è successo poche ore il giovedì per poi tornare tutto alla normalità. Seconda obiezione, a tanti video che circolano in giro. L'inversione della curva è stato un buon indicatore se tale inversione rimane negativa per almeno il breve periodo, non 2 ore o 15 minuti per intenderci, ma almeno 1-3 mesi. Se guardiamo infatti uno dei 2 casi in cui non si è verificata la recessione, l'inversione della curva è avvenuta per pochi giorni. Qualcuno potrebbe giustamente obiettarmi nel dire che anche nel 2019 si è verificata un'inversione di pochi giorni. L'obiezione ci può anche stare, ma la brevissima recessione del 2020 è stata causata da fattori esogeni, Covid, imprevedibile a chiunque nel brevissimo termine, quindi potrebbe anche essere un discorso a parte. In tutti i casi precedenti che hanno portato ad una reale recessione, il motivo per cui c'è stata l'inversione della curva è stato perché il rendimento a 10 anni ha perso parecchio ed è sceso al di sotto, quindi del rendimento a 2 anni. In questo caso specifico, oggi il rendimento a 10 anni non è che è sceso parecchio, il che significa che gli investitori stanno vendendo non solo obbligazioni a breve termine, ma anche obbligazioni a lungo termine. Una motivazione che porta in questo caso gli investitori a vendere il mercato obbligazionario potrebbe essere la loro attesa di una potenziale crescita economica futura, che li potrebbe ancora portare a selezionare asset con rendimenti reali migliori. Perché questa inversione mi sembra differente rispetto alle altre inversioni? Nelle altre inversioni i prezzi delle obbligazioni a 10 anni sono cresciuti,
con i relativi rendimenti a 10 anni che sono crollati, cosa che oggi sulle lunghe scadenze non si sta verificando. In altre parole, a meno che non vediamo un rendimento a 10 anni che inizia a scendere in modo importante, in modo significativo, obbligazioni a 10 anni che vengono comprate, questa inversione della curva di cui stiamo tanto parlando in quest'ultimo periodo potrebbe non essere un ottimo indicatore, come è spesso stato in passato. Anche se dobbiamo tenere presente, come dicevo prima, che ad oggi anche il problema inflazione pone un forte dubbio su dove allocare correttamente i risparmi per ottenere rendimenti reali interessanti, senza dimenticare tutte le variabili esogene che influenzano oggi il mercato in modo non facilmente prevedibile. Inoltre, pur ammesso che diamo validità a tale inversione, quindi da qui a 8, 12, 16 mesi si potrebbe verificare una recessione in America, come si è comportato il mercato tutte le volte che si è invertita la curva? Per facilità e per non rendere lunghissimo questo video, mi sono limitato a prendere gli ultimi tre casi. Sapete come si è comportato il mercato nelle date esatte in cui si è verificata la prima inversione sulla curva dei rendimenti americana? Primo caso, dai prezzi esatti in cui è avvenuta l'inversione della curva del 2000, ha continuato a performare positivamente il mercato dell'S&P 500 di un ulteriore 14%. Secondo caso, ha performato positivamente di un ulteriore 22%. Terzo caso, ha performato positivamente di un ulteriore 16%. Sembrerebbe questo segnale di inversione non essere, valutando questi pochi casi, un buon market timing per un ingresso immediato al ribasso sui mercati. Seppur le recessioni verificatesi a distanza di mesi dopo questi segnali di inversione della curva abbiano portato sempre a mercati orso con ribassi significativi. Nel primo caso, un meno 44% rispetto al prezzo in cui si è invertita la curva nel 2000, nel secondo caso un meno 48% rispetto al prezzo in cui si è invertita la curva nel 2006, terzo caso un meno 25% rispetto al prezzo in cui si è invertita la curva nel 2019. Parlare di dati oggettivi che possono farci riflettere è quello che dovrebbe fare un ottimo, secondo noi, canale di informazione finanziaria. Se trovi questi contenuti validi, fammelo sapere con un commento qui sotto al video. Questo ci porta a realizzarne tanti altri e clicca anche un bel like. Voglio realizzare anche una diretta Telegram dove vi dico proprio la mia idea, come voglio comportarmi io per provare ad anticipare queste dinamiche di mercato, spiegandone il perché con dati oggettivi e valutazioni personali. Quindi, se non sei ancora iscritto al nostro canale Telegram, ti consiglio di iscriverti in modo del tutto gratuito, trovi il link in descrizione. Fondamentale, inoltre, in periodi di potenziale recessione è andare a verificare quelle che sono le azioni possedute in portafoglio. Statisticamente, quelle che riescono a proteggersi maggiormente in periodi di recessione sono società che hanno dei debiti davvero molto bassi e ottimi flussi di cassa. Vengono anche chiamati titoli difensivi. Sono titoli che, come dicevo prima, durante il mercato orso non scendono di molto o addirittura potrebbero anche performare bene difendendo il portafoglio. Vi voglio portare qualche esempio, ok, basandomi proprio sulle ultime tre recessioni che ho trattato. Quali sono stati alcuni titoli difensivi durante, per esempio, la bolla delle dot-com? C'era Walmart, Johnson & Johnson, Colgate, Pepsi, Procter & Gamble, eccetera, eccetera. Durante la crisi finanziaria del 2008, quali titoli si sono difesi bene? TLT, Walmart, McDonald's, eccetera, eccetera, eccetera. Ultimo caso, 2020, durante la crisi Covid. Quali titoli si sono difesi molto bene? TLT, Clorox, per ovvie ragioni, Walmart, Costco, eccetera. Cosa intelligente è assicurarsi di avere sempre un portafoglio ben diversificato, soprattutto se si hanno orizzonti temporali di medio-lungo termine. Poi lo ripetiamo sempre, i dati passati non sono garanzia di rendimenti futuri, ma conoscere le statistiche ci può comunque essere davvero di fondamentale importanza. Da tanto non pubblicavo un video, ma cerchiamo, come diceva in avvio, di pubblicare contenuti per noi di un certo valore. Fammi sapere infatti cosa ne pensi con un commento qua in basso. Se apprezzi anche il nostro lavoro, clicca anche un like al video. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Hai trovato la nostra diretta interessante? Iscriviti al nostro canale YouTube, attiva le notifiche e resta sempre aggiornato su tutte le nostre news. Grazie e buona giornata.